Cosa fare con un paziente in terapia antiaggregante quando si deve sottoporre a interventi di chirurgia odontoiatrica? Sospenderli o continuare la terapia? E questo è il tema di un'interessante relazione che il dottor Durante ha tenuto in un convegno organizzato a Milano dagli istituti clinici di perfezionamento. Dottor Durante, qual è il problema di cui ha parlato appunto nel corso della sua lettura? Allora, il problema è stato esattamente quello della gestione della terapia antiaggregante, anticoagulante nel paziente che ha problemi odontoiatrici. Questo quindi comporta che dei pazienti con già problematiche cardiologiche precedenti debbano essere gestiti con cautela da questo punto di vista e non come spesso viene fatto in maniera un pochino allegra, diciamo, quindi sospendendo farmaci molto importanti senza pensare a quelle che possono essere le conseguenze. Ecco, cosa significa invece dal punto di vista cardiovascolare la sospensione degli antiaggreganti anche per pochi giorni? Allora, la sospensione degli antiaggreganti in un paziente in prevenzione secondaria può avere effetti devastanti, nel senso che alla sospensione degli antiaggreganti si ha un aumento paradosso dell'aggregazione piastrinica. Quindi soprattutto nel caso ci trovassimo di fronte a un paziente con uno stent coronarico, questo potrebbe aumentare il rischio di trombosi dello stent stesso. Questo rischio è tanto maggiore quando abbiamo un paziente che ha avuto una sindrome coronarica acuta e magari è stato trattato con uno stent medicato, che come sappiamo hanno un rischio maggiore di trombosi in caso di sospensione degli antiaggreganti. È da qui che nasce la problematica che è stata discussa, che è quella della necessità di una collaborazione tra odontoiatra e cardiologo, che devono scegliere il trattamento per il paziente, devono valutare qual è il rischio di sanguinamento e il rischio trombotico. Sono ovviamente delle problematiche opposte da punti di vista diversi delle due figure professionali, che però probabilmente devono essere un pochino più adattate alla necessità cardiologica che non a quella odontoiatrica. Ecco, ci sono degli studi che hanno valutato il bilancio tra questi due rischi? Ci sono questi studi e proprio da questi studi nasce la considerazione che abbiamo fatto prima. Questi studi hanno fatto vedere che il rischio di avere un evento trombotico è maggiore rispetto al rischio di avere un evento emorragico e spesso questi eventi emorragici sono lievi e possono essere trattati con misure locali, al contrario di un rischio trombotico che invece può avere conseguenze fatali. Ecco, in definitiva, quali sono i suggerimenti che si possono dare in questi casi sia all'odontoiatra sia al cardiologo? Allora, all'odontoiatra quello che possiamo suggerire è di non sospendere mai l'aspirina, questo assolutamente, di rimandare le procedure elettive almeno a 12 mesi dopo l'angioplastica, soprattutto in caso di stent medicato, in modo da poter portare a termine il corso della terapia doppia con antiaggregante e soprattutto di, in caso di dubbio, rivolgersi a un cardiologo di fiducia oppure al cardiologo stesso del paziente per avere chiarimenti sulla terapia. Per contro, anche al cardiologo possiamo dare dei suggerimenti, che sono quelli, nel caso le problematiche odontoiatriche fossero preesistenti, di rimandare la procedura oppure di impiantare uno stent non medicato in modo che il corso di terapia doppia antiaggreganti sia solamente di un mese e non dei 12 mesi che richiederebbe uno stent medicato.